Buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Stiamo partendo per una piccola escursione nel mondo della CCSV. Questa nuova gita si è resa necessaria principalmente perché dopo qualche anno il tempo ha portato nel dimenticatoio tanti fatti importanti che hanno condizionato pesantemente in futuro e il futuro di questa importante ricerca scientifica. Sarà la primavera che si sta avvicinando, sarà il tempo che passa e che non ci porta delle novità che tutti noi malati dal 2011 stiamo aspettando. Sarà quel che sarà, però questo è un periodo in cui stanno venendo a galla parecchi fantasmi. È un periodo sinceramente dove io insieme a tanti altri malati di sclerosi multipla ci sentiamo particolarmente presi in giro. Generalmente i mesi di marzo, aprile e maggio sono i mesi in cui ricompare come d'incanto la fantomatica e potentissima, ricchissima associazione per la sclerosi multipla. Per chi non l'avesse capito, sto parlando dell'AISM. Questo mese di marzo è stato il mese della gardensia, un fiore, una pianta che probabilmente sarà venuta fuori dall'incrocio di due anticorpi monoclonali, la gardenia e la fessia. Il mese di maggio sarà il mese della ciclaminchia, i cui genitori è facile capire chi sono, per poi continuare il mese di ottobre con la mela e per finire con il mese di dicembre, con il fine settimana dedicato al cetriolo, per dirci chiaramente che in ogni caso, in ogni mese, ce la mettono in quel posto. Chiaramente stiamo parlando di un baraccone che muove una quantità inimmaginabile di soldi che ufficialmente dovrebbe alimentare la ricerca, che ufficialmente dovrebbe anche alimentare i malati, ma che in realtà serve a pagare gli stipendi di quella che è diventata un'azienda privata a tutti gli effetti e che contribuisce a placare la fame di potere e di soldi dei soliti noti. Quest'anno però è un anno diverso, probabilmente a causa delle Olimpiadi o del fatto che è anno bisestile. Fatto sta che c'è tanta gente che sta tornando a farsi delle domande a cui la scienza, ma la scienza, quella con la H, per intenderci quella di Burioni, era convinta di aver dato delle risposte incontrovertibili 8 anni fa. Probabilmente non sono stati tanto chiari e i malati qualche domanda se la sono continuata a fare, anche se con tanti vuoti di memoria. Ed è così che sono tornate alla ribalta le domande sulla CCSVI, ricordiamo che è l'insufficienza venosa cerebrospinale cronica. Su che cos'è? Su che fine ha fatto? È tornato anche un particolare di non di poco conto. È particolarmente tornato attivo un signore che è stato uno dei dirigenti della loro associazione CCSVI della sclerosi multipla, il dottor Francesco Tabacco, che adesso presenta come scrittore ispirato e presidente più o meno della stessa associazione, alla quale ha cambiato il nome intitolandola ad un albero, l'albero di Cos. Probabilmente ci si vergogna del termine CCSVI. Ma niente paura, perché questi nomi torneranno ancora nella nostra narrazione. Adesso facciamo un salto indietro e prima di incominciare con le nostre riflessioni facciamoci una domanda, che è poi quella che dà il via a tutto. Cos'è la CCSVI? Non andiamo a scomodare pubblicazioni scientifiche quali PubMed o ancora più specifiche, più che altro per una questione di linguaggio. E facciamo solo ed esclusivamente una piccola incursione in Wikipedia. L'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, il cui acronimo è CCSVI, è una condizione scoperta e descritta
dal professor Paolo Zamboni nel 2006, caratterizzata da un compromesso drenaggio venoso causato dall'ostruzione del flusso del sistema venoso extracranico, principalmente dovuto ad ostacoli intraluminali, valvole difettose, ipoplasia e o compressione della vena giugulare interna o della vena azigos. Fu indagato inizialmente come possibile fattore contribuente alla patogenesi e manifestazione clinica della sclerosi multipla e successivamente anche di altre malattie neurodegenerative come la sindrome di Menière, l'Alzheimer e il Parkinson. Nel 2009, con conferma nel 2013, la CCSV è stata inserita dall'International Union of Phlebology fra le malformazioni tronculari dell'apparato venoso. Così disse Wikipedia. Il fatto di aver accettato una patologia vascolare, o meglio, di aver accostato una patologia vascolare ad una patologia intoccabile, così come sono tutte le patologie neurodegenerative, ha scatenato una lotta senza quartiere fra la casta dei neurologi e la maggior parte dei chirurghi appartenenti al mondo della medicina vascolare. Lo stesso Wikipedia descrive questa situazione con queste brevi parole. La ricerca sulla CCSY o CCSVI è stato oggetto di un acceso dibattito scientifico che ha visto generalmente la comunità scientifica vascolare e quella neurologica su posizioni opposte, soprattutto sul rapporto fra CCSVI e sclerosi multipla. I principali punti della controversia riguardano la possibilità che la CCSVI sia la causa della sclerosi multipla e la valutazione di quanti pazienti con sclerosi multipla siano affetti da CCSVI. Ma arrivati a questa situazione di contrapposizione fra medici, non si era mai vista un'esposizione di professionisti a favore o contro una teoria in questa maniera e con un dibattito di questa intensità. Pensate che non è successo nemmeno nell'ultima pandemia che ci ha visto protagonisti qualche anno fa. Tutto è cominciato con quella serie di filmati, inchieste, fatte da Italia 1 e Rai 3, perché ce n'è sicuramente più di una che invece di portare alla luce dei pazienti una probabile soluzione al problema, questa ricerca è stata dipinta come il miracolo, la panacea di tutti i mali derivati dalla sclerosi multipla. Invece di spronare la classe medica e i ricercatori ad andare più a fondo con gli studi, si è iniziato a depotenziare questa ricerca proprio nello stesso momento. Il professor Zamboni ed il dottor Sarvi, un chirurgo vascolare ed un neurologo, studiosi di questa sindrome, sono stati derisi, dileggiati dai loro stessi colleghi. Ricordo ai tanti miei colleghi di sfiga che, per esempio, il professor Zamboni è un ricercatore di fama mondiale. So qual è la domanda che vi state facendo. Perché ancora sclerosi multipla ed ancora CCSV? Non era stato detto tutto su questo argomento e chi aveva fatto questa ricerca era dimostrato fosse solo ed esclusivamente l'incompetente. Lo hanno detto pubblicamente davanti a telecamere. In realtà non è stato detto niente, anzi, è stato detto tutto quello che faceva comodo solo ed esclusivamente agli interessi di AISM e del SIN, oltre che dei singoli neurologi. Il loro obiettivo è stato raggiunto. Stiamo facendo questo ulteriore speciale per un ulteriore chiarimento, ma anche per rabbia. Io personalmente non sono incazzato perché, a detta dei neurologi culturalmente disonesti ma più potenti, è stata una ricerca fallimentare.
Io sono ancora tremendamente incazzato perché si è voluto affossare deliberatamente e colpevolmente questa ricerca in sfregio a qualunque regola etica, ma soprattutto in sfregio alla salute di 150.000 malati di sclerosi multipla. È ben chiaro che questa ricerca non è stata affossata solo dall'AIS e dall'intera casta dei neurologi, ma anche da chi si proponeva come grande sponsor della CCSVI e del professor Zamboni. Ma questo ed altro lo scopriremo in seguito. Con questo speciale ci proponiamo di raccontare tante cose che la gente non sa o si è dimenticata. A proposito del professor Zamboni, del dottor Salvi e di tutto quello che loro hanno smosso. Probabilmente non sarebbe stata la soluzione definitiva la CCSVI, ma sicuramente sarebbe potuto essere il primo passo verso una probabile soluzione. Bisognava assolutamente continuare gli studi. Nei nostri ragionamenti prenderemo in considerazione, anche se non li nomineremo, parole come fatturazione, dollari, benefit, onorificenza accademica. Stiamo parlando di potere. Questo è quanto hanno potuto mettere sulla bilancia le case farmaceutiche, donazioni alle varie associazioni, piuttosto che tutto quello che riguardava i singoli medici. Ecco, parleremo di questo.